Bene, ventesimo rally di Monza 1997. Ventesima edizione, è il classico spettacolo di fine stagione, ma non saldi di fine stagione, qui c'è spettacolo proprio a piene mani e soprattutto un grande desiderio di divertirsi. In testa abbiamo Spinelli, secondo assoluto abbiamo Fisichella, ma protagonisti sono anche Ivan Capelli. Siamo al box dell'Aschi Team e abbiamo all'interno Valentino Rossi, Rossi Fumi, con una marea di ragazzini a seguire e poi le evoluzioni, ad aspettare l'occasione per ricevere l'autografo tanto sognato. Poi abbiamo Loris Capirosi, tantissimi altri protagonisti, ma a noi interessa lo spettacolo. E qui, campioni di spettacolo, proprio oggi, sabato 22 novembre, abbiamo Giacomo Gliari. Giacomo Gliari con la sua tradizionale lancia delta, perché ormai calza per lui come se fosse un abito assolutamente che gli calza pennello. Lancia delta integrale fa parte ormai della tua vita. Giacomo, come sta andando? Rally di Monza, 20esima edizione. Sì, corro con la delta, anche se avrei potuto correre con la Mégane, come aveva chiesto il team Aschi, però mi diverto molto di più con la delta. E anche per lo spettacolo credo che sia più importante. Sta andando molto bene, ieri sera la prova non era andata molto bene per un problema, oggi invece diciamo relativamente bene, adesso siamo decimi assoluti, primi delle delta normali, e direi che più forte di così è impossibile andare, in più credo che facciamo un bello spettacolo. Ecco, analizzando un pochino com'è andata la tua prima parte di gara, ecco, sperando che domani tu possa riuscire a sferrare un bel attacco e migliorare magari di prova in prova anche i tuoi rendimenti, perché già ti stai divertendo e sta divertendo il pubblico. Abbiamo visto anche lo speaker Gigi Vignando che cerca di suonare, di cantare un pochino e inneggiare la ola, e ce la sta facendo in proprio, perché il pubblico anche ti apprezza. Di la verità, vedi dei tifosi che inneggiano proprio al tuo passaggio che tu non conosci, non sapevi di conoscere. Sì, sicuramente non li conosco, però vedere una lancia delta di traverso in pista credo che sia un bello spettacolo. In più, se i tempi vengono, credo che più di così non si possa fare, quindi direi molto bene. La macchina ha avuto qualche problemino, ma abbiamo risolti, e nella Grand Prix abbiamo fatto un piccolo capolavoro. Non dimentichiamo che la macchina con cui Giacomo Gliari, lo stesso modello, lo stesso esemplare, l'anno scorso qui il 19esimo rally di Monza era protagonista, è la stessa macchina con cui, con i colori di Varese Corse, ha vinto sempre nel team Aschi, nel contesto del team Aschi, ha vinto il rally dei laghi internazionale di Varese, ed è la stessa macchina con cui è stato protagonista Giacomino nella Master Show, diciamo così, nel rally show della Schiranna di Varese. Perciò insomma, diciamo che è anche una macchina non proprio freschissima, via. No, anzi, l'anno scorso abbiamo vinto qua a Monza il gruppo A con questa macchina, abbiamo vinto Varese, abbiamo vinto la Schiranna, credo che ormai sia un po' stanca, però giustamente ormai è inutile neanche fare tanti lavori, perché il futuro sono altre automobili. Bene, ora ti diamo proprio ti rivolgiamo l'in bocca al lupo per le due prossime prove di fine giornata di oggi, sabato 22 novembre, e quello che conta è domani con la tua presenza, come al solito, la stella dello spettacolo. Brava Giacomino! Grazie!
Sì, dopo. Come sei bravo, bravo. Quanto mai spettacolari per loro davanti al pubblico della ventesima edizione, questo deve essere quanto saluto ai nostri, guardate lo spettacolo, buona anche la seconda e via veloci verso l'inversione dopo aver percorso tutta la quinta linea, arrivano a
nei box Varese Corse insieme a Giacomo Gliari e al suo navigatore Michele Statuto. Ci eravamo lasciati con propositi di guerra, le premesse c'erano tutte e purtroppo invece così vanno le corse, problemi meccanici hanno costretto Giacomo a giungere comunque all'arrivo, ma purtroppo con grossi problemi alla vettura. Però sentiamo dalla sua voce cosa, come è andata l'odierna giornata e come purtroppo si è conclusa. Sì, purtroppo abbiamo cominciato la giornata già male perché ieri sera è avuto un problema, un differenziale, almeno credevamo che fosse il differenziale centrale, poi invece oggi siamo riusciti a cambiarlo, ma la macchina non è cambiata assolutamente, abbiamo cambiato quello anteriore, ma non è cambiato nulla. E alla fine crediamo che fosse la frizione che stesse per andare, che fra Coca-Cola e Vim abbiamo provato ad andare avanti, siamo entrati in Grand Prix, ma ormai la frizione era completamente incollata, abbiamo fatto lo stesso gli 8 giri ma abbiamo preso 4-5 minuti. Io corro questa gara sempre con lo spirito di fare spettacolo, questo è vero perché avrei potuto correre con la Mégane sicuramente più veloce, però non potevo fare i numeri che potevo fare con la Delta. Poi l'anno scorso facendo i numeri è venuto anche il risultato, quest'anno stava venendo il risultato perché eravamo decimi e dopodiché, vabbè, questi problemi meccanici succedono. Ormai la Delta è molto vecchia. La cosa certa è che correrò ancora a Varese Corse, questo credo che sia sicuro, il sodalizio fra me e la Varese Corse è la persona di Andrea Sabello. Per il resto siamo tante idee, tante proposte che variano forse un po' troppo, qui dovrò sedermi a tavolino e poi decidere, perché avevo una proposta di fare il 2 litri con la Clio di Conti, ho la proposta di fare il campionato terra con una Mitsubishi della Top Run o di fare il campionato italiano con la Mégane. Adesso vedremo quello che riesco a fare, anche il tempo, dato che non sono un vero professionista, devo anche lavorare. Come on.
Take a look around this lonely place, where a mask is worn on every face, and painted lips gently kiss the end of the cigarette. This world is dressed in such finesse to cover. Oh,
Thank you.
don't know